Castello Scaligero di Ponti sul Mincio è un'antica roccaforte, edificata tra il 1260 e il 1276, in una posizione strategica sulle colline che dominano il Mincio. Questo castello, insieme ai castelli di Monzambano, Valeggio sul Mincio, Sirmione e altri ancora, costituiva il sistema di difesa sul confine con i territori dei Visconti e dei Gonzaga, impedendo le incursioni, rispettivamente milanesi e mantovane, nel territorio veronese degli Scaligeri. Ha una forma allungata ed è costituito da un recinto di mura in mattoni e ciotoli di fiume, commerli a capanna e camminamenti di ronda, oggi purtroppo in gran parte crollati. Tale recinto è intervallato da 5 torri, tra cui 3 torri scudate, la torre dell'orologio e il mastio. Le torri scudate sono prive del lato rivolto verso l'interno della cinta muraria, così da impedire agli invasori di rifugiarsi dentro di esse, costringendoli di conseguenza a una maggiore esposizione ai contrattacchi da parte delle forze locali. Queste ultime avevano la possibilità di ripararsi all'interno del mastio, vale a dire dell'unica torre ad essere in origine chiusa su 4 lati. Il mastio consentiva inoltre di sorvegliare l'antica porta adesso adiacente. Ad assicurare un'ulteriore difesa al castello vi era poi un ponte levatoio, che metteva in comunicazione tale porta con l'unica strada proveniente dal borgo di Ponti sul Mincio. Chiusa su 4 lati è oggi anche la torre dell'orologio, nata come torre scudata. Essa deve il suo nome alla presenza del grande orologio posto sul lato esterno della torre. Il castello ha beneficiato di un intervento di restauro che ha visto l'apertura di un nuovo accesso e la realizzazione di un belvedere, aggettante dalla torre dell'orologio, che regala una vista panoramica sull'abitato di Ponti sul Mincio.